Ammetto di essere rimasto abbastanza amareggiato e deluso ieri quando ho visto queste parole a fronte di tutto quello che si è fatto in questi 2 anni, che ritengo che siano tutto altro fuorché aria fritta, chiacchiere. Sicuramente si fanno anche tanti incontri, tante riunioni, certamente in urbanistica si fanno tanti incontri, tante riunioni, quindi si parla anche tanto, ma non è una perdita di tempo ed è lavoro, perché poi da lì nascono progetti, nascono tutte le attività che poi concretamente arrivano sul territorio. Ora, dicevo, credo che siamo in una fase in cui si merita ed è necessario una chiarezza ulteriore, evidentemente, che vogliamo dare a tutti gli operatori. Chi vuole fare le operazioni urbanistiche sa benissimo, perché è il loro lavoro, sa benissimo, che non è gonfiando il petto, facendo vedere i muscoli, che si realizzano le operazioni urbanistiche. L'urbanistica serve più che in altri settori, molta pazienza, molto dialogo e il necessario studio per fare le opere e le attività. Per cui il messaggio che voglio dare un po' a tutti i naviganti, visto che siamo tutti sulla stessa barca, ma ci tengo anche a ricordare che la barca è dei cittadini di Legnano. La barca è dei cittadini di Legnano. Non è con le provocazioni pubbliche che si fanno le operazioni urbanistiche. E non è con le provocazioni pubbliche che si fa cambiare la rotta alla barca dei cittadini di Legnano. Quindi, se qualcuno pensa in generale, questo vale per tutti, vale l'urbanistica e vale anche gli ambiti non urbanistici, di fare la voce grossa per in qualche modo fare paura o per ottenere dei cambiamenti, sappia che qua troverà una fermezza, non ci si sposta di un millimetro.